Lo scorso anno aveva inaugurato la sua attività a lungo corso video per sfidare la crisi, prendendo per la gola i suoi clienti, ma a distanza di 365 giorni è costretta ad abbassare la sera cinesca. Protagonista della vicenda è Germana Presutti, esercente di Sulmona, che ha messo in vendita la sua attività esattamente un anno dopo l'apertura. È il chiaro segnale di un commercio che non riesce a decollare più di tanto, sicuramente perché la crisi scoraggia gli investimenti, ma secondo la Presutti è tutta una questione di mentalità. Perché purtroppo si dicono che sono molto all'avanguardia, che hanno la mentalità aperta, ma Sulmona è rimasta molto molto arretrata, per il semplice motivo che faccio dei prodotti a livello artigianale, uso prodotti naturali, ma non li capiscono, sono arrivata a dire addirittura che il mio negozio è un negozio per i malati, cioè ti cascano proprio le braccia per terra, non è possibile. Allora prima che mi affondo, come si usa dire, preferisco chiudere, anzi ho messo in vendita l'attività, ognuno, chiunque prende questa attività può trasformarla come vuole. La donna preferisce sperimentare altri mercati e abbandonare il capoluogo Peligno. Una situazione che si va a sommare a quella già vissuta in via Roma, dove in pochi mesi hanno chiuso tre attività per un totale di sei vetrine vuote. Solo in centro storico invece sono una trentina i negozi sfitti, gli stessi che fanno gridare allo scandalo cittadini e turisti. Questa volta però non è stata la crisi a far desistere una sulmonese e nemmeno la burocrazia.